buonasera, grazie della vostra presenza. Qui sono con il mio ex allievo e oggi amico e collega Valerio Rosiello, con il quale in pratica debuttiamo. E debuttiamo con questo omaggio al maestro Ravalos. Se avete preso i programmi vedrete che appunto il concerto è stato pensato per lui. A 10 anni dalla scomparsa, il maestro veniva a mancare nel 2015, il 26 maggio. E così io sono stato suo allievo di composizione, spero che ci siano altri allievi del maestro che io ho invitato e quindi ci faceva piacere ricordarlo. Valerio era molto giovane, aveva poco più di 13-14 anni quando ho conosciuto il maestro, ma legarono subito. Io mi sono ricordato di questa intesa con il maestro Ravalos. Qua c'è anche un'altra piccola, all'epoca piccola allieva, Chiara Todaro, appunto amica di Valerio, anche lei è molto legata al maestro, che appunto era molto affezionato ai giovani, li incoraggiava e gli dava già i suoi preziosi consigli. Quindi Valerio ha conosciuto il maestro che aveva 13-14 anni e così io subito ho pensato a lui per rendere questo omaggio al maestro. Il pezzo è bellissimo, è stato già eseguito appunto da Fabio Spasiano, per esempio, che ho visto in sala. Ciao Fabio. E quindi con l'orchestra, perché il maestro nel 2008 ne ha fatto una trascrizione per pianoforte e orchestra. Vedo arrivare un altro allievo del maestro, Stefano Busiello, con la moglie, sono molto contento della loro presenza. E quindi appunto questo brano noi lo eseguiamo nella veste originale, nato per due pianoforti nel 1980. È un brano ispirato al romanticismo tardo di Brahms, di Mahler, quindi è pieno di questi echi tardo romantici, di grande suggestione, però nello stesso tempo è un brano che manifesta tutta la personalità e l'intimismo musicale e anche umano del maestro. Insomma, io vi riscopro tutta l'originalità del pensiero musicale del maestro Ravalos. È un pezzo di grande bellezza in forma tripartita, come un lead o una romanza senza parole, e incentrato su due bellissimi temi lirici. Il primo è Mi maggiore, che è la tonalità principale, e ha questo carattere vago, quasi di improvvisazione, e l'altro è in Do maggiore, un tema affermativo di grande bellezza melodica che si espande e raggiunge un punto culminante di grande tensione espressiva, in una fusione timbrica, armonica, davvero particolarmente suggestiva. Poi appunto riprende il primo tema nella tonalità di Mi maggiore, che via via si ripiega su se stesso fino a scomparire nel silenzio, nel nulla dal quale era partito. Insomma, un pezzo di grande bellezza. Comunque il concerto lo introduciamo con Bach, nel preludio in Re maggiore 336, in una trascrizione di Ferruccio Busoni, quindi una trascrizione che ne esalta la dimensione polifonica, e questo senso di profondità proprio dello spazio che va ad aumentare e ad accrescere la bellezza polifonica delle voci superiori. Quindi proseguiamo con Ravel e Mamerlois, questi brani apparentemente per l'infanzia, ma molto impegnativi, soprattutto per la riuscita timbrica. Infatti Ravel ne farà una trascrizione per orchestra, che è uno dei suoi capolavori. Per pianoforte appunto abbiamo questa trasfigurazione attraverso l'uso del pedale, attraverso delle diteggiature molto particolari, anche le cosiddette quinte parallele, che sono frequentissime in questo brano per ottenere questo effetto appunto di nuance, di sfumato, di effetto anche orientale, perché appunto molte fiabe sono ispirate all'Oriente. Appunto abbiamo La bella addormentata, le conversazioni tra la bella e la bestia, Il giardino incantato ed altri brani. E poi chiudiamo con la sonata di Poulenc, così per rompere un po' gli schemi. La sonata di Poulenc, che è un brano invece politonale, molto moderno, pieno di ritmo, così occhieggia un po' al jazz, è pieno di fantasia e di brio, con questo ultimo movimento trascinante col quale appunto speriamo di coinvolgervi con la nostra esecuzione. Lascio la parola a Valerio, forse voleva dire ancora qualcosa, e buon ascolto. Buonasera, io volevo giusto spiegare del perché del titolo di questo concerto Generazione a confronto.
Beh, avrete capito dalle parole di Umberto, avete capito anche dal testo che Umberto ha scritto nelle note di sala questa sera, che c'è tanta riconoscenza, c'è tanta ammirazione, c'è tanta stima da parte di Umberto nei confronti del suo maestro di composizione Francesco Davalos. E fortunatamente durante le prove abbiamo fatto con Umberto delle belle discussioni di estetica circa il ruolo dell'arte e circa il rapporto che l'opera d'arte ha con il suo tempo e con il futuro. Quindi io ho avuto la fortuna non solo di confrontarmi con Umberto, ma attraverso di lui di confrontarmi con le idee del maestro, che sono quanto mai un faro nel panorama musicale contemporaneo. Quindi Generazioni a confronto nasce appunto da questa conversazione transgenerazionale che è avvenuta grazie alla musica e per via di questo concerto di questa sera. Quindi vi auguriamo un buon ascolto.
Thank you.
Eseguiamo la Brasileira, l'ultimo movimento di una sonata per due pianoforti. A ritmo di samba.